Finalmente, nonostante fossi arrivato un tantino in ritardo con le prenotazioni per assicurarmi una sessione di prova, sono riuscito a mettere le mani sul nuovo Tony Hawk Pro Skater 5, di cui sapete sono accanito giocatore. Il fatto di portare nel titolo il numero 5 è senza dubbio un'enorme responsabilità, siccome dal quarto capitolo della saga in poi si sono adottati nuovi titoli e si è apportato delle differenze in termini di svolgimento di gioco e stile, sia per quanto riguarda i due ottimi titoli Tony Hawk Underground e il davvero pessimo Tony Hawk Shred, quello che aveva lo skate come controller. Probabilmente Activision negli anni precedenti sarà corso al riparo a causa del suo giovane concorrente Skate, che mise in crisi il monopolista dei giochi su tavola. Con Tony Hawk's Pro Skater 5, per la mezz'ora in cui l'ho provato, ho potuto riassaporare vecchie emozioni e un gameplay diretto e pulito, classico dei primi capitoli della saga. Probabilmente è anche questo il motivo per cui, con quel 5, si vuole indicare un ritorno alle radici e all'immediatezza dei controlli classici di Tony Hawk. Nel titolo saranno presenti le modalità classiche di gioco, cioè le missioni da completare per i vari personaggi che popoleranno le mappe. Probabilmente ci sarà un ritorno della modalità Classic, quella in cui ci saranno degli obiettivi da raggiungere entro un certo lasso di tempo, come il recupero delle cassette, raccogliere le lettere o compiere degli obiettivi specifici. Non posso dire altro, purtroppo, perché il grosso della sessione era concentrato per lo più sul gameplay in modalità libera piuttosto che nelle missioni. Infatti, le mappe erano spoglie di qualsivoglia personaggio aggiuntivo. Quel che da subito ho notato, oltre ad aver mantenuto gli stessi comandi di sempre e senza strane aggiunte, è proprio un gameplay pulito e lineare senza troppi fronzoli dovuti ad animazioni troppo lunghe, come per esempio accadeva a volte su Proving Grounds. Rispetto ai precedenti capitoli, per pushare, ovvero prendere velocità sulla tavola, basterà premere il tasto R2, mentre per fermarci L2, ma potremo sempre rimanere sul classico con il fidato tasto X, che oltre a dollare, cioè cominciare la fase di salto, ci darà velocità. Il personaggio utilizzato alla Gamescom era dotato di statistiche medie e a livello di mobilità, altezza dei salti sia in fase street che pipe, e anche immediatezza nell'esecuzione dei flip, mi sono trovato davanti a uno stile di gioco davvero molto simile a un Tony Hawk Pro Skater 3, che insieme al 2 sono considerati i migliori capitoli della saga. Unica variante rispetto agli altri titoli è una doppia funzione del triangolo, dapprima utilizzato solo per grindare o eseguire slide. In Tony Hawk 5, se premuto in salto, ci farà scendere velocemente al suolo. E devo ammetterlo, non è stato facile abituarsi con questa nuova funzione, in quanto i vecchi giocatori affezionati al brand sono abituati a premere ripetutamente triangolo negli attimi prima di giungere a un rail. Beh, da adesso non è molto consigliato, perché questo ci porterà con le rotelle a terra prima del previsto. Quindi, reminder per coloro che ci giocheranno, non grindate prima di essere sicuri di grindare. Da un lato, è anche giusto, siccome gli unici tasti su cui si doveva andare precisi erano i flip col quadrato e i trick con cerchio. Altra aggiunta sarà una sorta di comando speciale attivabile con L1 una volta che l'apposita barra dedicata sarà completamente piena. Questo ci consentirà, oltre ad effettuare trick speciali come accadeva prima, anche di aumentare il punteggio ottenibile durante le nostre combo. Durante questo periodo special, lo skate brillerà di una strana luce bluastra. Altra grande aggiunta sarà una modalità multiplayer più curata, siccome Tony Hawk non ha mai brillato nel multigiocatore. Questa volta, oltre ad avere un sistema idoneo a gestire fino a 20 giocatori per server, gli stessi server di gioco saranno strutturati meglio, in maniera più comprensibile e anche ordinata. Speriamo solo nell'avvento di un ranking in grado di distinguere i giocatori più esperti dai novizi, in quanto Tony Hawk ricade in quella categoria di giochi in cui la crescita di abilità in-game richiede davvero molto tempo. Proprio per il gran numero di giocatori che Tony Hawk 5 promette di contenere in un'unica sessione, sono state create grandi mappe ad hoc per poter ospitare molte persone senza rendere l'esperienza di gioco troppo ingarbugliata e sovraccarica. Sempre parlando di mappe, oltre ad averne di nuove, troveremo alcune provenienti dal passato, come il garage in cui si effettuava il tutorial in Tony Hawk Pro Skater 2, ricomparso anche in altri capitoli, oppure qualche mappa presa da Tony Hawk 3 e 4. Almeno, così mi è sembrato di vedere dai nomi delle location. Ci è stata anche mostrata la nuova modalità editor delle mappe, che dovrebbe essere più semplice e immediata nell'utilizzo, anche perché, in un attimo e senza caricamenti, si potrà accedere con il proprio skater direttamente nello spot per provare le proprie creazioni. Saranno editabili sia mappe da zero che quelle preesistenti. Nonostante la sessione al Gamescom abbia consentito di provare principalmente la giocabilità, ho molto apprezzato la voglia di riprendere in mano quel gameplay puro che negli ultimi capitoli della serie si stava pian piano perdendo.
che non si sia più caduti nell'errore di creare un gioco semplificato e dal facile apprendimento, ma che finalmente si è dato retta alle richieste del pubblico che, si spera, otterrà un Tony Hawk nuovo e dal look molto convincente, anche grazie all'Unreal Engine 3, ma con meccaniche di gioco che hanno fatto innamorare migliaia di giocatori. Staremo a vedere se la versione completa manterrà tutte le promesse. Per oggi da Fraus è tutto, ci rivediamo al prossimo video!